Ogni giorno Enzo Sangrigoli ti racconta il Festival di Sanremo su Radio Flash. Odiato, amato, seguito. Il Festival della canzone italiana è un tema discusso. Ed il polverone che lo accompagna torna ciclicamente ogni anno, come il festival stesso. Nonostante le polemiche, è molto seguito dal pubblico e rimane uno degli eventi italiani più aggreganti, insieme alle partite della nazionale di calcio. Bentornati a Sanremo Story, con questa nuova puntata di Curiosando Sanremo. Gli anni 90 sono gli anni di Pippo Baudo, due eventi che resteranno immortali nella storia del festival. Andiamo nel lontano 1992. Pippo Baudo salva l'aspirante suicida Mario Appignani, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Cavallo Pazzo e noto disturbatore seriale. Buonasera! Buonasera a tutti e benvenuti, amici telespettatori, amici del Teatro Ariston. Benvenuti alla prima serata. Questo festival è truccato! Per piacere. Questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali! Subito immobilizzato e trascinato via dal personale. Radio Flash, Sanremo Story. Tre anni dopo, nel 1995, Pippo ci ricasca. Tutto quello che non ti hanno mai raccontato del Festival di Sanremo. Stavolta salva da morte certa un operaio, Pino Pagano, quarantenne disoccupato. Per starmi fai. Baudo, con sprezzo del pericolo, si arrampica sulla balaustra e salva il malcapitato. Non ti faccio restare per niente, tu vieni con me. Parola d'onore, vieni. Peccato che nei giorni seguenti serpeggia la voce, confermata più tardi dallo stesso Pagano, che fosse tutto organizzato. La canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 1995 di Giorgia, Come saprei. Nel 1995 fu inaugurata la formula Bionda Mola, ovvero affiancare al conduttore principale una coppiata di co-conduttrici in cui, per l'appunto, una bionda e una mola. La bionda e la mola di quel festival furono Anna Falchi e Claudia Cole. Radio Flash, Sanremo Story. Qual è stata la prima band a vincere il Festival di Sanremo? Tutto quello che non ti hanno mai raccontato del Festival di Sanremo. La prima band a vincere il Festival di Sanremo furono gli Homo Sapiens, con la canzone Bella da morire, durante l'edizione del 1977. Sei bella da morire, ragazzi. Questa è anche l'edizione dei Collage, Mattia Bazar, Santo California, Albatros, Giardino dei Semplici della Strana Società. Il Festival di Sanremo 1977 fu condotto da Mike Buongiorno e da Maria Giovanna Elmi e per la prima volta fu trasmesso a colori nelle case degli italiani. Per oggi è tutto con Sanremo Story. Torneremo a curiosare il Festival di Sanremo domani alla stessa ora, come sempre qui. Ogni giorno Enzo Sangrigoli ti racconta il Festival di Sanremo su Radio Flash. Radio Flash, speciale Sanremo. 70 anni di grande musica italiana.